Il grande pubblico conosce le caratteristiche del pitbull, ma le conosce in maniera errata, le conosce tramite i media, tramite gli incidenti che purtroppo che non dovrebbero succedere, ma purtroppo succedono per colpa di persone inesperte, ma l'incidente può succedere con qualsiasi tipo di cane. A CCP si batte da sempre nella sensibilizzazione di questi eventi, nella tutela della razza, soprattutto nella formazione e nell'informazione nei confronti di chi ama questi animali, che sono degli animali splendidi, che ti possono dare tanto, che però date nelle mani sbagliate possono creare dei seri problemi per chi ce li ha. Come avete organizzato questa gara? I parametri per stabilire il campione quali sono? Beh, naturalmente è lo standard UKC che fa da Bibbia per tutta questa cosa. Poi naturalmente abbiamo poi cinotecnica e cinognostica, che sono le basi per stabilire la perfetta forma, la conformazione di qualsiasi cane. In più, ripeto, l'UKC ti dà dei parametri, l'UKC che è l'ente che riconosce e certifica il pitbull, ti dà dei parametri da rispettare, il cosiddetto standard di razza. Il pitbull, diciamo, per antonomasia è il cane quello che suona male la parola, però che tutti vorrebbero avere, perché diciamo ha questo impatto di impotenza, di muscoli e tutto quanto. Per questo diciamo tutti hanno il pitbull. Ecco, a livello tecnico ci sono decine e decine di cani qui oggi e allevatori che provengono da quasi tutta Italia. A livello qualitativo, che gara è questa? Questa è una gara, diciamo in parole povere, è la serie A delle associazioni appunto per i pitbull. Quindi ci sono i migliori cani e i migliori allevatori italiani? I migliori allevatori ventennali, trentennali di tutta Italia. In Sicilia devo dire che negli ultimi anni la passione per questa razza e per le razze da presa in generale è cresciuta in modo esponenziale. Noi in particolare abbiamo trovato l'appoggio di un gruppo di ragazzi, di giovani allevatori che con grande entusiasmo stanno cercando di portare avanti dei progetti proprio qui nella loro terra, e devo dire che negli ultimi due anni siamo riusciti con la loro collaborazione come Associazione Culturale Cani da Presa, grazie proprio alla formazione di questo ACCP Team Sicilia, siamo riusciti ad organizzare dei bellissimi eventi e questo in particolare, tra l'altro, ci teniamo perché siamo riusciti a portare il doppio show ACCP e UKC con un giudice molto importante che è la signora Sherilyn Flossi dagli Stati Uniti, dalla California, un giudice ufficiale UKC.